giardino. Israeliano, con controllo israeliano su confini
Terra, aria, acqua e mare. Israele non pensava ad uno Stato, ma alla separazione. Il valore della separazione è misurato in termini di abilità da parte di Israele di mantenere ebreo lo Stato ebreo, senza avere una minoranza palestinese che potrebbe divenire maggioranza nel futuro. Se questo avvenisse, Israele sarebbe costretta a diventare o una democrazia secolare o uno stato binazionale o a trasformarsi in uno stato di apartheid, non solo de facto, ma anche de jure. De jure significa per legge. Thomas, se vedi i sondaggi fatti in Israele negli ultimi 30 anni, scoprirai chiaramente che un terzo degli israeliani è preda di un volgare razzismo e si dichiara apertamente razzista. Questo razzismo è della natura di odio gli arabi e vorrei che gli arabi morissero. Se controlli anche il sistema giudiziario in Israele, vi troverai molte discriminazioni contro i palestinesi e se consideri i territori occupati nel 67, scoprirai che vi si trovano già due differenti sistemi giudiziari che rappresentano due differenti approcci alla vita umana. Uno per le vite palestinesi, l'altro per quelle ebree. Ed inoltre vi sono due diversi approcci alla proprietà e alla terra. La proprietà palestinese non è riconosciuta come proprietà privata perché può essere confiscata. Per quanto riguarda l'occupazione israeliana della West Bank e di Gaza, vi è un fattore aggiuntivo. Le cosiddette aree autonome palestinesi sono Bantustan. Bantu sono un popolo del Sudafrica. Sono entità ristrette entro la struttura di potere del sistema di apartheid israeliano. Lo Stato palestinese non può essere il sottoprodotto dello Stato ebraico solo perché Israele mantenga la sua purezza ebraica. La discriminazione razziale israeliana è la vita quotidiana della maggioranza dei palestinesi. Dal momento che Israele è uno Stato ebraico, gli ebrei godono di diritti speciali, di cui non godono i non ebrei. I palestinesi non hanno posto nello Stato ebraico. L'apartheid è un crimine contro l'umanità. Israele ha privato milioni di palestinesi della loro proprietà e della loro libertà. Ha perpetuato un sistema di grave discriminazione razziale e disuguaglianza. Ha sistematicamente incarcerato e torturato migliaia di palestinesi contro tutte le regole della legge internazionale. In particolare, esso ha sferrato una guerra contro una popolazione civile, in particolare una popolazione di bambini. La risposta data dal Sudafrica agli abusi dei diritti umani, risultante dalla rimozione delle politiche di apartheid, fa luce su come la società israeliana debba modificarsi prima di poter parlare di una pace giusta e durevole in Medio Oriente. Thomas, non sto abbandonando la diplomazia, ma non sarò più indulgente con te come lo sono i tuoi sostenitori. Se vuoi la pace e la democrazia, ti sosterrò. Se vuoi l'apartheid formale, io non ti sosterrò. Se vuoi supportare la discriminazione razziale e la pulizia etnica, noi ci opporremo a te. Quando deciderai cosa fare, chiamami. Thank you.
Prima di incominciare, vorrei farvi presente che si tratta di una storia molto feroce, non adatta ai bambini, o perlomeno non ai bambini non accompagnati. Senza l'aiuto di un adulto, alcuni passaggi della storia sono molto crudi e la realtà raccontata da Suad, la protagonista, viene esposta senza mezzi termini, anche con il pericolo che non venga compresa e che tutto quello che dirò sia letto come un romanzo, molto cattivo, sì, ma pur sempre un romanzo. Ebbene, non è un romanzo, noir, ma la storia di una donna e del suo periodo di detenzione per la seconda volta a 25 anni in un carcere israeliano. Ho scritto detenzione, ma il termine corretto per questo periodo, per la parte iniziale, sarebbe tortura. Tortura fisica, tortura mentale. Io non voglio convincere nessuno, ma questa è una storia inammissibile ai giorni nostri. E pensate che è accaduta nel 1983. Anche se il racconto di Suad comincia diversi anni prima, sulle ginocchia del nonno. Freydis. Freydis è un paese. 1957. Sono nata il 15 di marzo, qualche anno dopo l'imposizione della cittadinanza israeliana ai palestinesi, rimasti qui nonostante la Nakba del 1948. La Nakba è il termine che viene usato per indicare l'insieme di avvenimenti, massacri, espropri, espulsioni dei palestinesi, che hanno preceduto e seguito la pulizia etnica della Palestina nel 1948. Non si sapeva, vero? Cominciamo. Babbo, il lavoro dello schiacciasassi ti sta creando problemi? Dovessi vendere la mia ultima camicia a tutti voi, figli miei, finirete gli studi. Mustafa, devi convincerla ad accettare che si presenterà e a chiederla in moglie, diceva la mamma, e aggiungeva di non mettermi in testa strane idee. I servizi segreti sono sempre qui, non ci resta neppure il respiro, neppure a lei. Dannata occupazione, non c'è nessuna giustizia. Dovremmo riuscire a cambiare il nostro paese per cercare di vivere meglio. Mia madre sostiene che la famiglia Ghanem si trova sulla lista nera dei servizi segreti e che ci avrebbero impedito di andare avanti. Ma mio fratello Adnan è sempre stato libero e neppure le manette degli occupanti sono riuscite a domarlo, come con nessuno della mia famiglia. Superata la scuola primaria, ho frequentato ad Haifa il collegio arabo ortodosso. Insegnanti impegnati politicamente, panarabi e Fronte Democratico per la Pace. Erano i primi anni 70 e ho cominciato l'attività politica fondando il comitato dei genitori. Avevo 16 anni. E la Palestina storica stava rinascendo con vari movimenti nazionalisti e il movimento studentesco aveva pubblicato un volantino, La coscienza della terra occupata. Allontanatisi studenti dall'università, immediatamente. La gente scendeva a protestare contro la confisca delle terre e contro i piani di ebraicizzazione della Galilea. Questo accadeva nonostante il terrore dei servizi segreti che erano dappertutto e le iniziative si svolgevano con e tra la gente per diffondere la nostra consapevolezza dell'identità palestinese. Io stavo in un villaggio bianco, così chiamato per l'assenza
di un movimento visibile contro l'occupazione. I giovani stavano cercando tramite un lavoro clandestino di politicizzare tutti, di politicizzare tutto, anziani e consiglio locale. Poi mi hanno arrestato. 1979. Ero adolescente e stavo preparando gli esami per accedere all'università. Questo atto fu la fine del Villaggio Bianco e l'inizio della dichiarazione esplicita di Freydis di voler essere palestinese e voler combattere contro la politica razzista dello Stato. Questo rendeva vano il tentativo dei sionisti di sottomettere la cittadinanza con il terrore o con l'intimidazione. Dopo 6 mesi mi rilasciarono, ma visto che ero stata in carcere non avevo speranza di essere ammessa all'università. Allora decisi di partire per l'Italia. Era l'estate del 1980. I miei genitori mi accompagnarono al porto di Haifa. Dissi loro che una mia metà era Mustafa e l'altra era Mariam, mio padre e mia madre. Tornerò qui, te lo prometto. Ero carica, stracarica di cibi preparati da mio fratello Adnan. Volsi le spalle e salì le scale. Dopo un mese arrivò a Padova anche mia sorella per frequentare la facoltà di medicina e chirurgia. Io, invece, giurisprudenza. Intensificai l'impegno politico soprattutto dopo Sabra e Shatila, una strage, del 1982. Mio fratello Adnan si laureò in medicina proprio allora e vennero anche i miei genitori. Dopo che ci raccontavo le molestie dei servizi segreti, mio padre mi disse di non pensare assolutamente a rientrare a casa prima di aver finito gli studi. Mia madre non era assolutamente d'accordo e gli disse: lasciala tornare se vuole. Era l'estate dell'83, secondo anno di giurisprudenza. Decisi che era ora di tornare a casa. Questo è il fulcro del mio racconto, il mio secondo periodo nelle carceri di Israele. Comunque, dopo questo tragico periodo, ancora una volta sono tornata in Italia. Poi, dopo la laurea, ho fatto uno stage in Palestina presso un avvocato, Hassan Ibadi, ad Haifa. Prima di finire lo stage, durante i preparativi della conferenza internazionale di pace, mi hanno arrestato per la terza volta. Nell'angolo della mia cella pensavo al mio futuro dottorato ad Exeter, dottorato in diritto internazionale, e quando possibile ci andai ad Exeter, in Cornovaglia. E la mia tesi di dottorato fu il diritto all'autodeterminazione della Palestina storica sotto un regime razzista sistematico. Sarebbe il 2002. Avrei voluto mia madre, partecipe della mia ostinazione con cui realizzavo la promessa che le avevo fatto a 14 anni. Quando ero ragazzina e lavoravo nei campi confiscati. Avrei voluto.
lascia le sue tracce ed il dolore che provoca non si dimentica mai. Devo sanare questa memoria che sta straripando. Devo abbattere i miei muri con la speranza di sanare molte delle ferite che senza cure rimangono arenate, scolpite in quei muri. E qui il mio viaggio comincia. Nel momento in cui la dimenticanza è stata esautorata dal ricordo, le sbarre sono cadute e diventeranno parole per chi mi ascolterà. Parlerò solo del secondo periodo di carcere, 79 e 91, gli altri due periodi resteranno nei miei ricordi. Mariam, mia madre, e Mustafa, mio padre, hanno vissuto con me quell'esperienza e hanno condiviso tutte le mie sofferenze prima di passare a miglior vita. Le parole non bastano. Loro hanno fatto di tutto per portare fuori dal carcere scritti e poesie. Porto di Venezia, attesa della nave e controlli alla dogana. Sono carica di bagagli, regali e pure una bicicletta per mio fratello che possa sgravare mia madre dallo sforzo di portare le verdure dell'orto a mano. Con quella trascino i miei bagagli e tutti si girano a guardarmi mentre salgo a bordo della nave greca, Patras, il suo nome. Molti studenti in gran parte di medicina. Non sopporto i controlli, sia quelli che fanno di solito a terra, sia questi che fanno sul ponte. Un ragazzo magro, alto e di pelle scura, porta i capelli che gli coprono la fronte. Ma la conosco. È lo studente israeliano di medicina che viene sempre in biblioteca e si siede accanto a me. Molte volte l'ha fatto. Frequentavo la biblioteca di medicina perché era libera dai fascisti. Giurisprudenza ne era invasa a Padova. Anche il professore mi fece desistere e mi iscrissi a Bologna. Lo studente era del Mossad, servizi segreti israeliani, e controllava i passeggeri. Siamo nel luglio 1983 e torno a casa dai miei. Controllo dopo controllo, mi sequestrano tutti i bagagli, compresa la bici. Mi sequestrano tutti i bagagli, compresa la bici. Uno mi dice sghignazzando: ti consiglio di scendere dalla nave e non riprovarci mai più. Io, indifferente, per quale motivo? Lui, nervoso: te lo diremo al porto di Haifa. Ascolta, non tornare più. È meglio per te. Lo dico nel tuo interesse. Griderei a quel tipo: ma da quando pensate al vostro interesse, voi sionisti? Taccio ed entro sotto coperta della Patras, la mia nave, mentre comincia a fendere le onde. Al porto di Paros, in Grecia, ci permettono di lasciare la nave. Abbiamo 3 ore di tempo per visitare la cittadina. Un tipo dei servizi mi prende per un braccio e mi dice: testa dura, non capisci che sarebbe meglio che non torni? Non tornare ad Haifa, puoi chiedere asilo qui o tornare in Italia. Mi sembra semplice. Gli lancio un'occhiata di sdegno. Lasciami stare, io torno ad Haifa.
ci arriverò fossi ridotta anche in pezzi. Poi te lo dica in arabo, ebraico o qualche altra lingua? Lasciatemi stare. Vado in città. Risalgo su una nave e mi perquisiscono in modo brutale, violando ogni forma di civiltà e di diritto umano. Io, con ostentazione, cerco di stare tranquilla. Ora mi affiderò alla pazienza e alla fede. Alcuni passeggeri sono strani. Uno, con la tuta da meccanico, attira la mia attenzione. È seduto di fronte a un gruppo di ragazzi. Mi trovo a chiacchierare con alcuni svizzeri entusiasti di visitare una delle colonie intorno al mio villaggio. Cerco di spiegare, ma sono refrattari a comprendere. Non mi credono, anche quando spiego che sarò arrestata. Haifa si avvicina. Il profumo della mia terra mi invade le narici, i polmoni si riempiono caparbiamente, vedo strade e vicoli, sto tornando, è il paese dei miei ricordi. Trovo la bici, la prendo e il meccanico si spoglia e diventa un poliziotto. E mi intima in ebraico di stare fermo. I passeggeri vengono verso di me e uno bisbiglia che andrà a trovare i miei. In un attimo ho le manette ai polsi e chiedo al poliziotto di smettere di spingere. Ne arrivano altre due di poliziotte. Una mi tiene per un braccio e l'altra mi spinge. Urlo: lasciatemi stare! So camminare da sola! Sento il meccanico. È molto testarda. E rivolto a me: in Grecia ti avevo detto di scendere o sbaglio? I miei sono dietro il vetro. Vado verso di loro di corsa e sbatto sul vetro. Colpisco forte anche se ammanettata. Mia madre muove le labbra. Mio padre reagisce con la sua mano appoggiata col palmo sul vetro. I poliziotti mi stringono con le mani grandi e mi trascinano via. Cerco di resistere. La mamma, la mia mamma, mi fa cenno di seguirli. Sionisti, statemi lontano, andatevene! Io cerco di contrastare i poliziotti. Mi portano via con la testa dentro un sacco soffocante verso un posto ignoto. Alla fine tolgono il sacco. Sono attorniata da poliziotti e da gente dei servizi. Ti trovi in un centro di detenzione e morirai qui dentro se non riveli ciò che tu sei. Ti conosciamo. Sei una terrorista e una sabotatrice. Non che sia la prima volta, devo evitare di ascoltarli per non aggravare la mia sofferenza. Nome? Cognome, data di nascita e numero di carta d'identità. Ricordati che sei in arresto e che ogni cosa che dirai potrà essere usata contro di te. Ah, però, lei è molto educato, ma posso sapere il motivo dell'arresto? Devi raccontarci tutto. Voi mi avete arrestato e mi dovete dire il perché. Dipende da te. Se confessi, sei libera. Confessare? Cosa dovrei confessare? Ora comincerà il supplizio in un posto sottoterra. Ne sono certa, siamo entrati in qualche luogo, in questo luogo, attraversando una forte pendenza.
Cerco di ignorare ciò che è accaduto, di stare con me stesso e dimenticare ciò che il mio corpo ha subito. Cerco di creare un tempo senza ricordi, senza quei momenti che mi riportano dove la tempesta e la morte erano la normalità. Mi fanno sedere su una seggiolina per bambini dell'asilo, con mani legate dietro la schiena e incatenate ai piedi. Incatenata. Mi infila in testa un sacco puzzolente e attorno a me sento uomini che chiacchierano, con le dita mi spingono e colpiscono tutto il mio corpo. Sono incapace di reagire. Alcune dita sotto il mento spingono verso l'alto. Dolore. Sensazione amara, più dolorosa del dolore, non per i colpi atroci, ma perché non riesco a contare le loro mani, le loro grosse mani. Non sarò mai la loro vittima, non gli permetterò di violentarmi. Ribrezzo, rabbia, ridono. Sento una mano si appeggia sul mio petto. Mi viene il vomito e loro si allontanano. Sfrutto l'opportunità e mi metto a urlargli contro. Finché avrò sangue nelle vene non mi piegherete. Io resisterò fino alla morte. Fino alla morte. E vivrò anche dopo, sepolta nei ricordi. Mi schermiscono e qualcuno ordina loro di tacere. Ma vedete che parla? Non è muta. Sarò sepolta nella terra, la terra di mia madre. Non potete sradicarmi, io sono la pioggia, l'acqua e l'orizzonte. Non mi sconfiggerete, io sono l'ulivo. Me l'hanno insegnato mia nonna, mio padre. Affondo le dita nella coscia, il dolore è sempre più forte, premo ancora, ma poi sarò più forte. Stupita, avverto che in un angolo una ragazza giovane che segue l'interrogatorio canticchia. Silenzio. E dopo pochi secondi mi arrivano dei colpi atroci sulla testa. Scuotono il mio corpo e lo spingono avanti. Dietro di me c'è uno che interroga, davanti un altro. Quello dietro spinge la mia testa in avanti e quello di fronte la fa rimbalzare indietro a tutta forza. È un cerchio brutale. Si susseguono i colpi con rapidità incontrollata e il mio corpo reagisce alle scosse rapide e fulminee. Mi gira. Cosa mi sta succedendo? Le mani affondate nella carne spremono il dolore. Le dita mi parlano. Scappa dalla stanza degli inquisitori. Andiamocene via di qui. Sento la mia anima imputata, amputata. Volo coi brandelli di me stesso sotto le unghie. Volo. Non ho nessuna sensazione, ho gli occhi aperti, ma sono prostrata. Ho spettri che mi aleggiano intorno, mi invitano a entrare nel tempio e pregare, e compare la faccia di Mariam, mia madre. Poi Mustafa, mio padre e il nonno. Thank you.
mi siedo su una pietra ruvida che sfrega sul mio corpo, vomito e non riesco a sostenere la testa che gira, gira, svengo, vedo Bob, deserto, sto volando come farfalla, sorrisi sbiaditi, ricordi, realtà sporca e maledetta realtà, sono circondata da tutte le parti, urlo in silenzio e le mie grida mute mi suggeriscono: non sei stanca di questi strilli senza rumore? No, non devo urlare, non devo urlare. Una mano mi protegge il seno. Grido e cerco di mordere la mano insolente. Schiaffo! Schiaffo in faccia e colpo in testa, dolorosissimo. Uno mi afferra la spalla con ferocia, il petto invaso da una fitta di dolore. Un colpo improvviso lo trafigge. Urlo come non mai. Sionisti, maledetti! Non sei educata. Beccati questo schiaffone. E in più. Mi allarga le cosce e si mette in mezzo con il suo corpo. Con tutto il suo corpo. Sprezzante mi chiede: chi mi può impedire di stuprarti? Adesso? Lo fisso negli occhi. Ho il vomito, ha una faccia rossa e incollata alla mia. Si avvicina e ora è appiccicata alle mie cosce. Cerco di muovermi, ma mi allontana le mani, le tiene immobilizzate. Sono diversi, non lo so, mi bloccano le spalle, sono prigioniera in tutti i sensi, disgustata di guardo. Sionisti, non siete uomini spregevoli, neppure le bestie arrivano a tanto. Neppure il nulla. Anche quello è meglio di voi. Urlo. Sionisti, voi siete umiliazione e morte. Si allontanano e le mie urla si diradano. La morte. La morte. Sionisti, voi non siete umani. Mi afferrano e mi legano con una fascetta di plastica. Mi trascinano bendato.